Buongiorno amici di Travel and Food. Questa sera vi porto nel sud Italia con una ricetta tipicamente sicula. Facciamo degli spaghetti al pesto di pistacchi con ingrediente segreto che è l'avocado, in questo caso che ci dà una cremosità eccezionale, olive e burratina. Siamo affamati, quindi 2,70 etti per due persone possono bastare. Per prima cosa andiamo a pulire il nostro avocado, cosa molto semplice, si apre di metà, molto maturo, ottimo, e con un cucchiaio riusciamo, tipo un gelato, a toglierlo semplicemente dalla pelle. Ne utilizzeremo circa metà per questa ricetta, l'altra mezza la riponeremo in frigo. Procediamo poi col pesto. Utilizzo un frullatore di immersione che mi semplifica un po' il tutto, quindi vado a mettere il mio avocado tagliato a fette, i pistacchi che sono circa 150 grammi, ho preso pistacchi di Bronte perché la qualità è tutto, il mio olio d'oliva, anche qua olio d'oliva extravergine pugliese, una spolveratina di pepe in grani macinato al momento che garantisce un aroma maggiore e del classico sale fino da cucina, ne basta un pizzico. Con il mio frullatore vado poi a emulsionare il tutto. Fino a creare una crema bella omogenea. Appena la nostra crema è pronta, bella cremosa, setosa, andiamo logicamente ad assaggiarla, splendida, e la mettiamo a riposare nel frigo per una ventina di minuti e nel frattempo andiamo a mettere l'acqua sul fuoco per cuocere i nostri spaghetti. Ovviamente appena l'acqua bolle andiamo con i nostri spaghi. Mai rompere gli spaghetti. Spaghetti grano tenero della Vuiello, secondo me sono i migliori. Tengono benissimo la cottura e sono un po' più grossi degli altri. Pasta cotta al dente. Andiamo a scolarla, lasciamo tenere un po' d'acqua di cottura, va sempre bene perché ci garantisce cremosità. Aggiungiamo il nostro pesto di pistacchio e avocado. Usano le cappadelle, che è sempre comodo averlo in cucina. Tanto vi ricordo di seguirci sul nostro canale Travel and Food, mettere un like per supportare i nostri viaggi, le nostre ricette. Andiamo di olive. Mescolo il tutto. E aggiungo la burratina che piano piano col calore della pasta si scioglierà e creerà ancora più cremosità in questo super piatto.
E voilà, siamo in Sicilia. Quasi. Procediamo all'impiattamento. È l'abbondante. Pizzico di pepe. E voilà. Cotto. Travel and food.